Allora, salve a tutti, questo è un nuovo format del mio canale dove parlerò, vi racconterò come io pesco in determinate situazioni. Oggi volevo parlarvi della pesca in fiume alle spigole. È una pesca che la possiamo fare quasi durante tutto l'anno. Bisogna capire alcune caratteristiche fondamentali che ci portano alla cattura delle spigole. E molto spirito di osservazione e anche un pizzico di fortuna. Allora, dobbiamo ricordarci, perché tanti mi dicono che ma ci sono le spigole, da me non ci sono, però è pieno di cefali. Allora, una cosa che ho capito negli anni è che, almeno dalle mie parti, io pesco in Basilicata, dove stanno i cefali ci sono inevitabilmente le spigole. Tutti sappiamo che la spigola è un pesce dall'adattabilità eccezionale ed è molto opportunista. Quindi dovremo andare a cercare la spigola in quei luoghi, in quei momenti dove il pesce foraggio che lei preda è in difficoltà. Per esempio, una zona ricca di ostacoli con una forte corrente, come vedremo in questo video, può fornire un riparo perché la spigola possa attaccare un cefalotto, un cavedano, un'alborella, e noi andremo a pescarci in quel punto. Oppure magari un canale che si mette nel fiume dove crea corrente, dove crea situazioni dove il pesce foraggio è in difficoltà, lì possiamo trovare la spigola. Possiamo trovare la spigola anche in tratti di fiumi molto ampi e corrente lenta, dove durante le migrazioni dei cefali in massa ci consentono di vedere addirittura spigole attaccare ai cambi di luce. Potremmo pescare a top water con gomme spiombate o anziché approcci con shad o con altre cose. L'importante è stare sul pezzo, l'importante è affrontare le varie situazioni con l'attrezzatura adatta, con la consapevolezza che quel pesce può attaccare i nostri artificiali perché stiamo emulando perfettamente il pesce foraggio. Ecco, io vi volevo far vedere alcune esche che sto usando in questo momento. Allora, siamo in estate, pesce apatico, pesce che mangia su pesci di piccola dimensione, e gerchettini di questa grandezza, dai 3, 4, 5, 6, 7 centimetri, vanno benissimo. Bisogna però capire cosa stiamo lanciando, perché non tutte le esche sono uguali. Quest'anno sto avendo diversi risultati con queste tre esche, e sarebbero il Folletta, il Pin Spot e il Flugelfat, tutte e tre di casa Shimano. Ve le descrivo brevemente. Il Folletta è un'esca slow sinking di 5 cm per 3 grammi e 3 di peso. La caratteristica di quest'esca è di ruotare in caduta, rendendola anche un'esca appetibile nella fase negativa del recupero, e compiere delle sbandate molto ampie che anche in un recupero lineare risulta essere decisamente molto catturante. Questa è una bella eschettina. Il Pin Spot, che io non so se ve lo riesco a far vedere, è un'altra esca con altre caratteristiche: esca sinking, silhouette stretta, lip generoso. Questa esca qui è un'esca che lavora un metro e due sotto, e grazie alla sua particolare forma riesce a emettere molte vibrazioni perché è un nuoto molto stretto, lo sentiremo tantissimo in canna. Un'altra caratteristica è il sistema di lancio, che fra dei lanci eccezionale, 5 cm per 3 grammi e mezzo le dimensioni. E questo qui è il Flugelfat. Se cliccate qui in sovrimpressione potrete vedere il video che ho fatto trainato dal kayak, un'esca che ha regalato tante catture. Questo è un cerchettino floating 7 cm, come il Pin Spot, che non ho detto prima, compie delle belle sbandate durante il recupero ed è risultato catturante per
tutti i pesci praticamente. Ora lo vedrete con le spigole. E questi qua sono i minnow, se vogliamo affrontare la spigola pescando a light. Ora, prima che mi cadano le canne, come canne ho utilizzato le canne della serie Zodias, che sarebbero queste qui. Sono bellissime. Questa è una canna da spinning 5-15 grammi, un po' sovradimensionata rispetto alle esche, perché comunque, come vedrete adesso, ecco, potete prendere questi pesci, possono capitare tranquillamente. E con questa canna sono riuscito a tirarla in breve tempo. Canna da light spinning, azione nervosa, fast, ottima per recuperare gommine e jerk. Si presta benissimo, molto leggera, e avrete notato sicuramente la particolare forma del calcio, che grazie a questo carbon monocoque, si chiama così, sarebbe un ricolpiamento nella parte terminale della canna, e questo qui permette alla canna permette al pescatore di percepire più vibrazioni, perché funziona come la cassa di una chitarra praticamente, propaga le vibrazioni. Vi consiglio di provarla perché sta cosa è pazzesca, questa canna qui, spettacolare. Però dove in alcuni tipi di spot è preferibile un approccio a casting, remo, esche più pesanti, gomme, crank palettati, salendo con artificieri più grandi, verrà utile l'utilizzo di una canna da casting. Verrà utile l'utilizzo di una canna da casting anche in tutte quelle situazioni dove abbiamo bisogno di precisione di lancio, dove abbiamo bisogno di forzare il pesce perché stanno degli ostacoli. Come canna ho utilizzato la Zodias 21 grammi, la versione da casting. Stesso discorso dell'altro, una canna leggerissima, fantastica. La grande novità è il calcio di queste Zodias. La canna è fatta come la sorella da spinning
con la tecnologia iPowerX, quindi avremo una canna estremamente resistente, sensibile, spettacolare. Queste canne qui sono spettacolari. Il nostro primo appuntamento con questo nuovo format finisce qui, spero di esservi stato d'aiuto in qualche modo. Volevo ribadire il concetto di essere degli osservatori. Osservate quello che sta intorno, osservate quello che succede in acqua e sull'acqua. Magari se qualcuno qui nei commenti scrive qualche forma di spinning dove vorrebbe vedere un video e posso farlo, mi farebbe piacere, seguitemi. Non sono un videomaker, vado a pesca, pesco i pesci, ci provo, molto spesso ci riesco e niente, vi saluto, ciao.